Un amaro ghiacciato. Un amaro? Amaro, italiano. Vero amaro. Il vero amaro italiano. Amaro del capo. Vecchio amaro del capo, il nostro amaro italiano. Caffè Guglielmo. Troppo buono per aspettare. Siamo tornati ad una nuova puntata di Le ricette del sole, sempre qui dal meraviglioso Hotel Ashley di Lamezia Terme, che ci ospita per questa fantastica avventura delle cucine meravigliose, come meraviglioso è l'hotel, a 2 minuti dall'aeroporto, 2 minuti dal mare, una struttura davvero bellissima. E siamo sempre in compagnia della nostra Roxy, che di giorno ciao, in giorno, cara Roxy, ciao a tutti. Ben ritrovata, ci stai dando degli spunti meravigliosi, ricette facili e semplici. Facili, soprattutto facili. Guarda, ci stanno scrivendo in tantissimi, tutti stanno provando a fare le tue ricette. Sei contenta di questo piacere, successo? Certo. È un'avventura simpaticissima, mi sto divertendo moltissimo, veramente. Non pensavo mi capitasse un'occasione del genere, però sono molto contenta e ringrazio sempre RTC per avermi dato questa occasione. E prima che cominciasse la trasmissione, Roxy mi ha detto che ieri, mentre faceva la spesa alla Coop, la gente la riconosceva. Addirittura. È vero. Ti conviene non uscire più, invece no, esci di più, perché alla Coop ti riconoscono tutti quanti. Cara Roxy, che cosa ci prepari quest'oggi? Allora, come contorno? Il contorno è sempre un po' una spina nel fianco. Oggi ho scelto il radicchio tardivo al forno, che non è un piatto nostro chiaramente, perché il radicchio è trevigiano, ci sono tante qualità di radicchio tardivo, eccetera. E io ho fatto il radicchio a gambo lungo al forno. E adesso forno andiamo, andiamo a leggere gli ingredienti, ma tutta la nostra bella Italia è una nazione soleggiata, quindi certo, anche questa è una ricetta del sole. Andiamo a leggere subito gli ingredienti. Per questo piatto abbiamo utilizzato 4 cespi di radicchio, 2 spicchi d'aglio, olio d'oliva, vino rosso rigorosamente lento, sale, pepe, origano e peperoncino. Peperoncino, chiaramente. Quindi, cosa abbiamo fatto? Per preparare questo radicchio al forno, prendiamo il radicchio, lo tagliamo in 4, lo laviamo ben bene, lo sgoccioliamo e lo mettiamo in una teglia coperta da carta da forno con un bicchiere di vino rosso, peperoncino, perché chiaramente, non essendo un nostro piatto, lo caratterizziamo però con un po' di peperoncino, sale, aglio e lo mettiamo al forno a 180 per circa 20 minuti, fino a che diventa così. Prox,
sì, l'origano lo mettiamo alla fine? Io lo metto alla fine nel piatto per far rimanere ancora di più il profumo, perché nel forno si potrebbe sperdere un poco l'aroma. E nel corso di questa settimana vi stiamo dando delle ricette che poi formeranno il nostro menù della settimana. Ovviamente domani è venerdì, parleremo di dolci e non posso fare a meno di parlare del caffè Guglielmo, il caffè più amato da tutti i calabresi, una eccellenza calabrese, così come si suol dire caffè e ammazza caffè. Come abbiamo un'altra eccellenza, ovvero Amaro del Capo, Caffo. Ringraziamo anche questa meravigliosa azienda, ovviamente un'altra eccellenza calabrese. Certo. Sei contenta di tutte queste eccellenze che stanno scegliendo la nostra trasmissione? Sicuramente, sicuramente. Caro il Roxy. Meglio che abbiamo nella Calabria. Caro Roxy, il contorno l'abbiamo fatto, tu lo sai che domani ti aspettano tutti al varco per il dolce? Per il dolce, sì. Perché la tua torta di mele della scorsa settimana è andata a ruba, è piaciuta bene, moltissimo. Sono contenta, non anticipiamo il piatto di domani, seguiteci. Senz'altro. A domani. Ciao a tutti. Borsci San Marzano, l'elisir giusto per ogni gusto.